Oggi parleremo di economia, di mercati, di internazionalizzazione, di sfide. Non si poteva avere luogo migliore parlando di sfide proprio a Marostica. Lo racconta la nostra antica leggenda, 1454. Una giovane donzella contesa tra due giovani che volevano duellare tra di loro. Il padre decide di metterli davanti una scacchiera e affidare al risultato della partita a scacchi poi la mano della propria figlia. Servirebbe un po' mollare la presa su quella che è la burocrazia, perché poi credo che uno dei motivi per cui si internazionalizza siano anche quelli, no? La burocrazia, la pesantezza, la presenza di questa pubblica amministrazione che talvolta diventa un pochettino troppo oberante per il lavoro dei nostri imprenditori. Veneto l'anno scorso ha esportato 58 miliardi, è stato detto un attimo fa, più 1,3%, pari a un 14% del totale. Siamo seconda regione italiana dopo Lombardia. Punto focale di Confcommercio adesso aiutare le piccole imprese che vogliono affacciarsi per la prima volta verso i mercati internazionali, aiutandoli a vincere le sfide della globalizzazione. In ognuna delle vostre aziende, chi lo vorrà chiaramente, chi vorrà offrirmi un caffè, verrò e affronterò gratuitamente con ognuno di voi un'analisi per capire le prospettive, le possibilità che avete, e valutiamo insieme se possiamo fare un progetto di internazionalizzazione, se si possa estendere per la vostra azienda gratuitamente. Compri consulenza perché hai bisogno di trasformare la tua azienda. È un investimento. Per ogni 100.000 euro di investimento in consulenza, mediamente le aziende che la usano ne ricavano dai 2 ai 300.000 euro di marginalità aggiuntiva. €2,3 milioni di abitanti, 82 milioni di consumatori e una possibilità di raggiungere 500 milioni di estensione del mercato. Questa è la potenzialità. Il prospetto mostra il rapporto di tassazione territoriale in paragone a quella che è la media europea, interna tedesca, e fa capire come stiano cercando anche di lavorare sul territorio delle tassazioni per diventare più attivi. New Jersey si trova proprio al centro del nord-est degli Stati Uniti. Si trova di mezzo al corridoio da Boston fino giù a Washington DC. Nello spazio di una giornata si può raggiungere circa 130 milioni di consumatori, che sarebbe un terzo della popolazione degli Stati Uniti. Vedete, c'è un trend di crescita molto sostenuto. Ancora oggi siamo, diciamo, un tasso di crescita di circa il 30% e abbiamo già superato il 30% del fatturato aziendale con l'export. Con i mercati esteri la grappa non è così conosciuta. L'opportunità qual è stata? L'opportunità nei mercati internazionali è stata quella di poter utilizzare con gli addetti del settore, dove abbiamo sviluppato dei cocktail creati da loro chiaramente a base grappa, e questo ci sta aiutando nell'internazionalizzazione. Chiaramente abbiamo anche dei problemi molto più gravi, perché ogni stato di questa terra ha una tassa sull'alcol.